Bentornati appassionati. Voglio realizzare un piccolo mobiletto, piccolo per modo di dire, perché misurerà comunque 1,20 m per circa 60 centimetri, 60. Questi pannelli qua sono da 62 e mezzo, ma penso che li porterò a 60 perché 62 e mezzo mi sembra un po' abbondante. Comunque più o meno le misure sono quelle. Ho già iniziato con, siccome voglio fare una base in modo che il mobile mi rimanga sospeso da terra, lo voglio fare con questi pezzi qua, che sono 30x40. E questa è l'idea di fare la base così, e voglio fare uno scasso dentro che passi per circa metà dello spessore di questo martinetto, e fare lo scasso in modo da incastrare dentro poi sia il pannello di struttura che fa la struttura del mobile, sia il rivestimento. Quindi ho calcolato adesso lo spessore del rivestimento che rimarrà all'esterno e comincio a scavare all'interno invece la parte dove ci andrà dentro questi pannelli di USB. Per quello voglio rivestirlo, perché USB si sa che è un po' una porcheria, è brutta a vedersi, eccetera. E siccome questo invece andrà all'interno, non è di bellezza perché rimane comunque in taverna, lo sfrutterò per mettere diversi dei miei attrezzi e roba del genere, però essendo comunque situato in casa e non in laboratorio, ci tengo insomma che almeno esteticamente paghi l'occhio. Quindi ho già tagliato i martinetti, cantinette, poi io non so come, ognuno, ogni dialetto lo chiama in maniera diversa. Comunque questi travetti qua li ho già tagliati a misura tutti quanti, e niente, procedo a fare il primo taglio per il primo scasso, tenendo a mente che la parte che deve entrare è la parte lunga. Quanto è largo esattamente l'USB? 15 mm, quindi da qua, calcolando ovviamente lo spessore della lama, mi sposto di 15 mm. E adesso, spostando la lama poco a poco, andiamo a mangiare lo scasso dentro. I pezzi sono stati puliti, le scanalature sono state pulite, procedo all'assemblaggio. Adesso ho preparato uno spessore da 1 cm con un listello da un parquet, tra virgolette un bello olivo. L'ho messo su dello scotch per non sporcarlo, perché qui sopra, dentro qua, sarà il fondo, però non voglio che il fondo mi tocchi il pavimento, lo voglio tenere sollevato, non tanto, ma comunque non che poi una volta finito non appoggi letteralmente a terra. Il fondo sarà USB e quindi sto creando un piano per tenerlo più alto. Mi sono già tagliato dei listelli sempre di abete, tagliati ovviamente in squadra e tutto, e procedo. Lavorerò un po' scomodo, ma almeno spero che di riuscire a inquadrare. Ovviamente sono già tutti muniti di preforo. Con la morse, col morsetti è facile che si sposti. Quando lo faccio controllo che la vite non abbia sbagliato le misure e mi rimanga sotto, perché qua poi ci andrà incastrato un pannello con un pezzo di carta vetrata.
Limo lo spigolo. Perché se andate dentro oltre, questo si apre come una sardina. Questo andrà così. E avviterò questo, ci sarà una striscia centrale dall'altro lato identico a questo e andiamo avanti. Ok, la base, adesso metterò un paio di viti perché la struttura, lo scheletro che avete visto montato prima mi serve, oltre che tenerlo sollevato dal pavimento, mi serve anche per ancorare il fondo a tutta la struttura. Preciso, vai! Adesso controllo tutte le viti che ho messo sul supporto sotto e le segno tutte, così quando poi questo sarà appoggiato sopra e vado a forare per fare i fori e mettere la vite, so dove non forare, sennò la vite andrebbe a cozzare con quella che è infilata così, e mi segno tutti i posti dove non va la vite, anche i piccoli spazi. Questa è con la vinilica densa. Buongiorno. Per tutto il giorno, fate il caffè. Come? Anche fate il caffè di metterlo. Stai registrando? Sì. No, non dire parolacce, fa niente. No, non ho detto parolacce. Ciao a tutti. Tanto ci ho fatto un po' l'abitudine che arriva sempre qualcuno quando registro. Agli inizi no, un po' mi adiravo, poi mi è passata. Dopo averlo girato sotto sopra, pulito la colla, che ovviamente poggiando il pannello la colla sotto era uscita dai bordi, adesso volevo dare su qualcosa di chiaro, però cementite così rimane ruvida e non mi piace. Poi ho pensato, questo leggero bordino l'avevo lasciato in verità perché ci volevo incollare sopra un parquet prefinito, però mi sembra proprio uno spreco per quello che sarà il fondo di un mobile nascosto, chiuso dentro, quando è chiuso non si vede neanche. Quindi pensa e ripensa, alla fine ho deciso di preparare un po' di vernice per parquet e gli do su questa, una bella mano pesante. Questa è una spatola leggermente dentata, non è liscia.
Se mi rimane qualche bollicina, più che tollerabile. D'altronde è normale, anche se l'USB viene trattato sopra una sorta di protezione. Ma questa vernice comunque tende a penetrare bene nelle porosità e quindi è normale che assorbendo butti fuori aria. E voilà. Adesso lo lascio asciugare bene, poi comincerò a mettere su la struttura del mobile. Sì, vado avanti così. Adesso metto la struttura, quelli che saranno i pilastri del mobile. Mi scoccia un po', ma lo faccio di qua, poi li stuccherò. E via così le quattro gambe. Quella posteriore, siccome andrà così, e dopodiché qua ci andrà attaccato il pannello che farà lo schienale del mobile. E ho intenzione di creare uno scasso qua, in modo che quando vado a infilare il pannello lo possa inchiodare su quest'asse. Quindi andiamo a creare lo scasso. Ovviamente presa l'altezza della lama, circa 1,2 cm, 1,3 cm, e procediamo. C'è molta luce. Scasso fatto, infilo sempre un pezzo di pannello per vedere che la posizione sia corretta, quindi blocco una squadra a misura e vi ricollo, prestando cura ovviamente a metterla solo dove è necessario. Mannaggia a me la mia precisione. Andiamo a completare la scheletratura, qua sopra ci andrà poi appoggiato il pannello. Replico la cosa dall'altra parte. Ho fatto questo tipo di incastro, spero si possa capire, perché questa è la parte che va dentro alla scanalatura della base con l'altezza che picchia sul bordino. Poi queste sono le scanalature invece dove andrà appoggiato lo schienale. Cercate sempre di avere un pelino di pazienza, ma le riprese sono queste. Comunque non faccio altro che adesso incollarlo. Ho già fissato la squadra con un morsetto, così ho già la battuta. Ho messo anche già col segno della matita lo squadro dove va la cosa, così so anche già dove va la colla senza andare a sporcare dove non serve. Che meno deborda, meno abbiamo da pulire dopo. E andiamo avanti. Qualcuno se lo stesse domandando che tipo di pennellino è per passare la colla senza spendere soldi e comprarli, se volete bastano quegli scopettini. Prendete un ciuffo, all'estremità gli mettete lo scotch, lo tagliate, dopo avergli messo lo scotch sulla punta lo bruciate leggermente, gli date fuoco che la plastica si scioglie e si appiccica a sé e vi siete fatti il pennellino. Poca spesa, tanta resa. Spero di non cannare, avendo troppa fiducia nelle mie misure, perché non ho provato.